E oggi, secondo video della trilogia, la trilogia dei video di ADG, angolo della guancia. Nel secondo video di oggi andiamo a parlare dei distillati o idrolati, che dir si voglia. Ed eccoli i liquidi distillati o idrolati di casa ADG. Come potete vedere sono trasparenti. Questi sono i liquidi più puliti di tutta la trilogia dei video. Nella puntata precedente abbiamo visto e abbiamo parlato di liquidi microfiltrati. Nella puntata di oggi, quindi questo secondo video, invece andremo a vedere l'estremo opposto, cioè i liquidi distillati, quelli più chiari, più purificati, più puliti che ci sono al momento, insomma, in commercio, inteso come tipologia di estrazione. Quindi è una tecnica di estrazione che rende i liquidi estremamente puliti e utilizzabili in qualsiasi dispositivo, perché la vita delle vostre resistenze non sarà così breve. Come abbiamo visto nel video precedente, i microfiltrati garantiscono all'incirca 10-15 ml di sopravvivenza alle vostre resistenze. Con queste si arriva ben oltre. In questa foto vi mostro una resistenza dopo 20 ml di utilizzo, praticamente nuova. Si parla di 60, 70, 80, c'è chi addirittura riesce ad arrivare a 100 ml. Io solitamente, personalmente, magari a 100 ml non ci arrivo, perché insomma utilizzare per 100 ml una resistenza vuol dire attivarla veramente tanto, e attivare tanto spesso una resistenza che comunque è composta da un filo, che possa essere acciaio, cantal, nicrom, insomma quello che volete, le centinaia o le migliaia di attivazioni su quell'unica resistenza non mi fa impazzire l'idea. Quindi io di solito a 60 ml, quindi alla fine di una boccia, la resistenza gliela cambio, ma che è comunque lo stesso tantissimo roba, perché fare con una resistenza un'intera boccia di liquido è tanta roba. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a parlare di questi distillati. Oggi ne vedremo 4 rapidamente, vi parlerò del loro sapore, del loro aroma. Naturalmente non mi vedrete svapare, perché lo sapete che i tabacchi non li faccio in reaction, li ho utilizzati, ognuno di loro li ho utilizzati per 24 ore, quindi per un giorno intero, e mi sono segnato tutto quello che c'era da segnarmi. Partiamo col primo, è il Quinta Essenza. E vediamo che cosa mi sono segnato di questo Quintessenza. Quintessenza è una mixture di tabacchi composto da Kentucky, Virginia e Latakia. Liquido per niente pesante, molto morbido e leggero. Tenete conto che questi liquidi, inteso come liquidi distillati, già di per sé hanno una carica aromatica un pochino meno corposa e presente rispetto a quelli che magari potevano essere appunto i liquidi microfiltrati che abbiamo visto la scorsa volta. Quindi la scorsa volta abbiamo visto i liquidi microfiltrati che hanno una breve durata nelle resistenze, ma che hanno sicuramente una corposità e un aroma molto molto presente. Questa categoria di liquidi invece, che sono i liquidi distillati, proprio perché devono essere così puliti per allungare la vita delle resistenze, inevitabilmente un pochino di corpo e di presenza di aroma si perde, è inevitabile. Mixture che a me piace molto, è tra le mie preferite. Il liquido ha un corpo di Virginia appesantito da quella che è la presenza di un Kentucky, quindi sulla lingua vi rimangono delle note molto persistenti e corpose sia di Kentucky che di Virginia, che vanno quindi un po' a contrastare tra dolce e secco, mentre nella parte finale, nella parte superiore della vostra bocca, sul palato invece, arrivano le note speziali e affumicate della Latakia. Quindi insomma è un liquido che vi avvolge la bocca a 360 gradi. Dolcezza del Virginia che vi rimane sulla lingua, corposità del Kentucky che vi riempie le guance, e la parte affumicata e incensosa della Latakia che invece vi va a coprire interamente il palato. Angolo della guancia ha saputo dosare ed equilibrare molto molto bene
questa mixture di tabacchi. Quindi al momento questo liquido va a collocarsi sicuramente tra i miei liquidi preferiti. Gusto morbido, avvolgente, delicato quanto basta, arrogante quanto serve. Magari si sentirà un pochino meno all'interno di dispositivi come pod e coil prefatte. Su dispositivi rigenerabili riesce a regalarvi una carica aromatica maggiore, proprio perché l'atomizzatore rigenerabile di solito riesce a regalare qualcosa in più in termini di resa aromatica. Secondo liquido, Sirian, ed è un latakia. Sirian H2O, un tabacco organico, e naturalmente il latakia è tra i miei tabacchi preferiti in assoluto. Ovvio. Quindi diciamo che lo conosco molto bene, lo utilizzo tutti i giorni, riesco da poche svapate a capire se un latakia mi piace o se un latakia non mi piace. Questo mi piace. Ha un gusto caldo, morbido, molto avvolgente. Certo, non ha quell'aggressività che solitamente ha un latakia magari macerato, ok? Quindi quella roba proprio che vi riempie la bocca di spezie, affumicato e incensato. Qui alcune note vengono tagliate moltissimo, cioè proprio vengono gambizzate alcune cose. Però nel complesso risulta essere un liquido molto molto buono e molto piacevole, soprattutto ruffiano, perché a differenza di un latakia classico, che è solo per alcuni tipi di palati, ok, perché come detto prima figa picchia, questo, essendo così ammorbidito e alleggerito, diciamo così, è sicuramente un liquido più ruffiano, adatto a molteplici palati, anche magari a chi non è avvezzo o appassionato di tabacchi, ma che magari vuole semplicemente risentire in bocca durante la svapata quelli che sono un po' i sentori della vecchia bionda, quindi un po' di affumicatura, incensatura, insomma, quella roba lì che nella testa ricorda un pochettino la vecchia combustione. Quindi sicuramente un liquido adatto e che strizza l'occhio a tutti, belli e brutti. Passiamo adesso alla categoria distillati, tabacchi organici ma aromatizzati. Ok, quindi i prossimi due che andremo a vedere sono due tabacchi sempre organici, sempre distillati, sempre idrolati, sempre chiari, sempre purificati, ma aromatizzati. Il primo che vediamo è questo H2O caramello ed è un tabacco Virginia lievemente affumicato e aromatizzato al caramello. Allora, il liquido è tendenzialmente dolce e morbido. Le note del Virginia arrivano e la nota del caramello, quindi dell'aromatizzazione, è sapientemente dosata, però, perché non arriva mai ad andare oltre, nel senso che non arriva mai a coprire il gusto del tabacco. Anzi, secondo me il caramello conferisce un po' anche quella nota di tostatura al Virginia che gli regala quella sorta di sensazione di affumicato, tostato, che è comunque molto molto piacevole alla svapata. Non è un liquido nauseante, non è un liquido stradolce, ma è un liquido che si fa svapare tranquillamente durante tutta la giornata. Anche questo liquido è sicuramente molto molto equilibrato. Quindi liquido anche questo molto ruffiano, sicuramente questo si sente meglio magari in dispositivi come delle pod o coil prefatte, dove la nota aromatizzante va a conferire un po' più di carattere al tabacco. Naturalmente i dispositivi rigenerabili verrà, a seconda poi del dispositivo, però si riusciranno a esaltare maggiormente quelle che invece sono le note del Virginia e magari si può perdere un po' di più la parte di aromatizzazione. Però sicuramente anche questo un buon liquido. Ultimo liquido di oggi, quello un po' più particolare. Devo essere onesto, quello che a me personalmente è piaciuto un po' meno di tutti gli altri, ma è sicuramente un liquido particolare, azzardato, diciamo così. H2O cardamomo, mixture di Kentucky, barley e aromatizzazione al cardamomo. Ecco, e questo è quello più particolare di tutti. Perché? Perché c'è il cardamomo, ragazzi. Cioè, il cardamomo è una spezia molto coprente, molto saporita, molto pungente e si sente, scusate la rima, cioè è inevitabile che si senta. Quindi deve piacervi il cardamomo.
altrimenti sta roba qua fate molta fatica a digerirla. Comunque questo è il liquido meno ruffiano di tutti, proprio perché è dritto, va su lì, cioè ti deve piacere il cardamomo, se non ti piace non lo prendi. Ha una sua identità, piace o non piace. Il cardamomo è una spezia parente dello zenzero, mettiamola così, quindi ha un gusto molto pungente, molto piccante, al limite appunto tra il piccante e il fruttato, quindi è sicuramente una spezia molto coprente. Sentite il corpo di Kentucky e Barley sulla lingua, ma la speziatura del cardamomo avvolge praticamente tutta la vostra bocca. Riuscite a sentire un po' meglio i gusti del tabacco se fate il classico giro del fumo dal naso, e lì si sente di più la parte presente del tabacco, ma se svapate in maniera normale, regolare, quindi inspirando e buttando fuori poi dalla bocca, il cardamomo esplode e va a coprire molto, ecco, cioè copre parecchio, ma non perché sia tanta l'aromatizzazione, è proprio che il cardamomo è una spezia dritta, ce ne basta una goccia e lo sentite. Comunque la sensazione del liquido è quella di avere in bocca un tabacco caldo, avvolgente, ma molto profumato. Adesso invece vi voglio mostrare quando ho apprezzato maggiormente, io personalmente, per gusto personale, bla 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 bla, questi liquidi in momenti diversi della giornata. Dimmi dove, quando... L'H2O aromatizzato al caramello l'ho preferito sicuramente nella prima parte della giornata, dopo il caffè della mattina, quindi a colazione, e nelle prime ore della giornata. Il sentore dolce, zuccherino, diciamo che si sposa molto bene per il mio risveglio quotidiano, quindi non sentori troppo aggressivi. Per quanto riguarda invece il Quintessenza, beh, è perfetto per ogni momento della giornata, ma io l'ho apprezzato sicuramente dopo il pranzo, quindi dopo il caffè del pasto. I sentori un po' più secchi e un po' più affumicati mi hanno fatto decisamente piacere. O anche quando semplicemente dopo pranzo cerco di rubare del cibo a mio figlio, che padre debosciato che sono. Ma anche nelle ore pomeridiane, anche se un po' calde, questo Quintessenza è stato spettacolare. Il Syrian, beh, sicuramente più apprezzato nel tardo pomeriggio, quindi dopo l'aperitivo, dopo magari la cena, dopo un buon amaro o un buon distillato, o anche semplicemente standosene rilassati comodamente sul divano, magari guardando la TV, leggendo un libro o non pensando a niente. Questo Syrian l'ho veramente apprezzato molto. Per quanto riguarda questo H2O al cardamomo, ragazzi, non saprei francamente quando consigliarlo. È talmente particolare che l'unica cosa che posso dire è che ho sperimentato. Ragazzi, provate ad assaggiarlo dopo un pezzettino di cioccolato fondente alle nocciole. Ne rimarrete piacevolmente sorpresi. E abbiamo terminato anche la seconda puntata dei liquidi di ADG, cioè oggi abbiamo parlato dei distillati o idrolati. Nella prossima puntata, terza e ultimo video dei liquidi ADG, parleremo di una categoria che si chiama Hybrid. Vi anticipo che sarà molto molto interessante. Noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale, a scrivermi un commento se qualcosa non vi è chiaro. Io vi auguro una buona giornata e vi saluto col mio motto, che è svapa. Che ti passa?